Bonjour. Nous avons appris à parler un peu de l'aspect physique et nous avons appris un peu à parler du caractère d'une personne. Aujourd'hui, leçon numéro 15. Nous parlons un peu des passe-temps, des loisirs, exprimer ses goûts. Comment on exprime ses goûts en français? Come si esprimono i propri gusti in francese? Abbiamo imparato il carattere, il fisico. Oggi parliamo un po' di ciò che ci piace, ciò che non ci piace. Il titolo è Parler de ses goûts, parlare dei suoi gusti sarebbe dei propri gusti, terza persona. Sport e loisir. Loisir sono i passatempi, les passe-temps, d'accord? Ho messo alcuni verbi in rosa perché sono dei verbi ulteriori di primo gruppo facili. Che però non avevamo messo nella nostra lista della lezione 6, quindi è per arricchire un pochino il nostro lessico. Se non ricordo male, ce ne sono anche delle altre, esatto, parole, tra cui preferire, préférer, che è primo gruppo, eccetera. Va bene, come si esprimono i propri gusti, i propri passatempi, ciò che ci piace fare, ciò che non amiamo? Les principaux sports. Principaux è un plurale, perché come abbiamo imparato il singolare principal, quindi plurale principaux. Verbe pratiquer, primo gruppo, je pratique, tu pratiques, il pratique, nous pratiquons, vous pratiquez, il pratique. E le prime sei parole, esatto, sono uguali all'inglese perché si dicono così anche in francese, chiaramente con l'intonazione francese. Pallavolo, c'est le volleyball, calcio, c'est le football. Le rugby, le water polo è la pallanuoto, le basket, le tennis. Poi la danse è la danza ed è facilmente ricordabile, occhio che c'è una S qui. Il nuoto è femminile, attenzione, la natation, d'accord? Il nuoto come sport, mettiamo questo articolo che cambia in eretto, e il verbo è le verbo nager, je nage, tu nages, eccetera, ok? Lo sci, le ski, la ginnastica, le patinage, tutte e tre sono facili da tradurre, occhio che patinaggio ha una T sola in francese e il verbo è patiner, primo gruppo sempre. Le ciclisme è lo sport e la bicicletta si dice le vélo, d'accord? Si dice anche la bicicletta, però è più frequente dire le vélo e annerisco l'articolo perché è maschile. Fare della bicicletta si dirà faire du vélo. Les loisirs, che cosa ci potrebbe piacere di fare per poter parlare di noi? Allora, alcune sono già tradotte o comunque traducibili perché le abbiamo fatte nelle lezioni precedenti queste parole. Regarder la télé, guardare la tele. Écouter de la musique. Giocare, l'avevamo visto, questa è una preposizione articolata. Jouer aux jeux vidéo sarebbe giocare ai videogiochi, oppure si può passer du temps à l'ordinateur, si può passare del tempo, altra preposizione articolata che faremo presto in lezione 22, sia questa qua sopra. Computer, ordinateur, sur les réseaux sociaux, sono sui social network, sur les réseaux sociaux, dicono i francesi. Lettura, la lecture. Il verbo è lire, terzo gruppo, irregolare. Si possono leggere, on peut lire des revues, des riviste, des livres, libri, des BD. BD sono i fumetti, i francesi usano questo acronimo che sta per bande dessinée, sarebbero le strisce disegnate, le BD, fumetti. Si può, nel tempo libero, aller au cinéma, andare al cinema, oppure aller au théâtre. Si possono fare delle passeggiate. Faire des promenades, si può uscire, sortir, avec les amis, o con chi volete voi. Sortir è un verbo che finisce in IR, ma sarà terzo gruppo. Esprimere, l'ho messo in rosa, exprimer ses goûts, esprimere i propri gusti, esprimere i suoi gusti. Ci possono essere delle domande che fate se volete allenarvi oralmente. Est-ce que tu aimes la natation? E in corsivo ho scritto altre due forme interrogative. Come si farebbe questa domanda nelle altre due forme che abbiamo visto? Quella semplice, tu aimes la natation? Quella con l'inversione, aimes-tu la natation?
Risposte affermative. Oui, j'aime la natation, c'est facile. J'adore, c'est la adorata, io adoro la natation. J'aime bien in francese vuol dire io amo bene, quindi in italiano non si dice, è un rafforzativo, cioè se amate assai, io amo molto, amo parecchio qualche cosa. J'aime bien, stessa cosa per j'aime beaucoup, io amo molto. Attenzione a questa parola che i miei alunni fanno sempre fatica a scrivere, la scrivono in tutte le salse. Beaucoup e AU e poi COUP, beaucoup, io amo molto qualche cosa. Oppure non, je n'aime pas la natation, forma negativa. O se no, je n'aime pas du tout. Questa l'abbiamo vista tante lezioni fa. Du tout vuol dire del tutto. Però in una espressione siffatta vuol dire per niente. Attenzione, eh? Je n'aime pas du tout, io non amo per niente qualcosa. Je déteste, primo gruppo facile, oppure je préfère. Je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, il préfère, primo gruppo. In italiano è preferire. In francese invece primo, gruppo, prima coniugazione, sinonimo di j'aime mieux, che vuol dire io amo meglio. In italiano non si dice, però in francese sì, si può dire io amo meglio, j'aime mieux qualche cosa piuttosto che qualche cosa d'altro, è sinonimo di je préfère. Oppure la natation c'est super, la natation c'est génial, oppure la natation c'est nul. Le prime due chiaramente sono due frasi entusiastiche su qualche cosa. E l'ultima invece quando proprio non vi piace per niente, du tout, dite la natation c'est nul, le foot, le football c'est nul, vuol dire che proprio no, 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 non ci siamo. Vuol dire è nullo, ma non si traduce così, insomma, è una cosa che proprio detestate. Anche io, moi aussi, si dice così, neanche io, si dice moi non plus. Poi varie domande che potreste iniziare a saper usare e a usare. Qu'est-ce que tu aimes? Cosa tu ami fare? Magari tra parentesi. Oppure qu'est-ce que tu n'aimes pas? Mm? Oramai dopo aver imparato a descriverci fisicamente, a descriverci caratterialmente, descrivere noi stessi o qualcun altro, possiamo anche parlare di noi. Provo io un attimo, tanto per farvi vedere che è piuttosto semplice, parlando di me. Allora, moi, j'aime beaucoup mon travail, j'aime enseigner, j'aime beaucoup le français. Je n'aime pas du tout me réveiller tôt, svegliarmi presto. Je déteste, qu'est-ce que je déteste? J'aime les sports, j'aime beaucoup aller au cinéma, j'adore le théâtre, j'aime sortir avec les amis. Je n'aime pas la fatigue, la stanchezza, me réveiller tôt, je suis très paresseuse, etc. Enfin, potete dire io amo, io non amo, forme negative, potete dire tante cose con i verbi e le espressioni che vi ho appena insegnato. Alors, prochaine fois, nous, aujourd'hui, le sport, les loisirs, la prochaine fois, nous parlons de la famille, impariamo a parlare della famiglia.